tutte le radio italiane unite per celebrare il World Radio Day. Mi dicono che siamo un po' in ritardo, andiamo velocissimo. Buona giornata mondiale della radio ancora a tutti. Abbiamo appena intervistato Nicky di Radio DJ e passiamo da DJ a Radio 105. L'ultima entrata, diciamo, nell'ordine della scaletta, non a 105, perché solo ieri ci ha confermato la sua presenza. Do il benvenuto ad Ilenia. Ciao Ilenia! Eccomi! Ciao Giorgio, grazie. Mi sentite? Bene, mi molto vedete, bene. Sì. Grazie. Perdonatemi, io dico sempre sì a tutti e poi mi perdo e quindi mi ero dimenticata di confermarvi la mia presenza prima, però insomma ci sono, grazie. Grazie a te per avercela confermata, siamo in tempo e siamo contenti di averti. Evviva, sono contenta e, anch'io. C'è Giulia che è venuta qui, che aveva voglia di conoscerti, perché diciamo come conduttrice femminile sei un punto di riferimento per tante ragazze. Addirittura che anche. Grazie, è troppo buona. In tutto esaurito siete tantissimi in onda, quindi diciamo sì. È una co-conduzione corale, spesso siete sì. Anche a distanza. Come si fa a gestire questi spazi tra tutti voi? Come riuscite? Allora Giorgio, il maestro in assoluto insomma, è Marco Galli. Io sto facendo un po' le veci di Marco in questo periodo perché non sta tanto bene. Diciamo che ormai siamo una squadra, una macchina ben oliata, andiamo un po' in automatico. Non ti so dire come facciamo, ma forse riusciamo, dato che ci conosciamo ormai tanto tanto bene, abbiamo un certo feeling, riusciamo quasi a sentire i respiri, per cui io magari sento il respiro e già so chi sta respirando e quindi sta per entrare, no? Sta per dire qualcosa e quindi faccio un passo indietro. Cioè siamo a questo livello, io ho sentito ma un solo perché siamo molto affiatati. Ho sentito un respiro di Giulia adesso. Sì, mi sa che... vedi? Perché nel frattempo io macinavo, no? Abbiamo cercato di fare delle domande anche a tal proposito. Infatti io ti chiedevo che capitano è Marco Galli e soprattutto che cosa hai imparato da lui, ecco. Allora, c'è ancora tantissimo da imparare, un grande, grande, grande maestro, forse il maestro migliore che io abbia mai avuto, insomma, fino a questo momento, e di maestri ne ho avuti tanti, ognuno è stato diverso, mi ha insegnato delle cose diverse, quindi tanti maestri, ma lui forse è il top. Mi ha insegnato la naturalezza, mi ha insegnato la spontaneità, mi ha insegnato questo modo straordinario che è solo suo, di fare una radio sì di intrattenimento leggero, risate, cazzeggio, ma anche una radio fatta di emozioni. E lui è il top, solo lui è capace di fare questo in Italia. Io non lo so se lo salutiamo, ci arriverà mai ai suoi livelli, ma va bene così. Se lo senti, salutacelo. È una delle forse personalità che abbiamo più inseguito, ma che è difficile da raggiungere, ma lo capiamo. Insomma, gli mandiamo un bacio, abbraccio. In questo momento è un po' così, però non è detto che magari in futuro lui non accetti un'intervista, anzi. Magari continueremo a chiedergliela. Bravo, la puoi mettere in primo piano perché non la vedo bene. Allora, abbiamo letto che da piccola hai cantato con tanti mostri sacri della musica, tra cui Michael Jackson. Io non sapevo questa cosa. Sì. Ce la racconti un po' brevemente? Sì, che ricordo hai? Allora, nasco come corista fondamentalmente, ho iniziato all'età di 6 anni, quindi nell'86, perché c'ho una certa, e cantavo nel coro delle sigle ufficiali dei cartoni animati cantati da Cristina D'Avena, i Piccoli Cantori di Milano, una realtà che credo esista ancora. Di saluto, magari c'è qualcuno connesso che ci guarda. Ciao, ed eravamo all'epoca, negli anni 80-90, davvero il coro di bambini più forte, secondo me non solo in Lombardia, ma proprio in tutta Italia. C'era la rivalità con lo Zecchino d'Oro, c'era un po' di rivalità con l'Antoniano di Bologna, da cui tra l'altro proveniva la stessa D'Avena, quindi ironia della sorte, lei proveniva dall'Antoniano di Bologna, ma si ritrovava i Piccoli Cantori di Milano come coro ufficiale. Traditrice però, non si fa così. Venne Michael Jackson in Italia, se non sbaglio fu il Dangerous Tour del 1992 e cercava un coro di appoggio, di sostegno da portare con sé al concerto della tappa milanese. Ovviamente non poteva portarsi 40 bambini dagli Stati Uniti, che fosse un coro forte, conosciuto, e quindi scelse noi.
per interpretare Heal the World. In realtà, ragazzi, mi dispiace deludervi, ma non si vedeva mai, cioè quantomeno nel backstage dietro le quinte lui non si faceva vedere, cioè non è che veniva da noi a salutarci, l'abbiamo poi in realtà soltanto visto sul palco. Quasi prima di uscire sul palco. Io l'ho vissuta però, sai, a quell'età avevo 12 anni, cioè quella, come posso dire, quella spensieratezza, quell'incoscienza. Sì, quella mancanza assoluta, cioè, di ansia. Non è che fossi esatto proprio in ansia, in realtà la cosa che, anzi mi ricordo che mi ero fissata con l'abito che mi avevano dato, col vestito che mi avevano dato, ognuno di noi, ogni bambino, doveva interpretare un paese. E a me avevano vestito da olandese, quindi avevo questa tunica bianca con gli zoccoli, ecco, un po' in paranoia perché dicevo, no, ma io non mi vedo vestita così. Pensate, guarda, se avessimo delle immagini sarebbe stato bellissimo mostrarle. Le altre, riusciamo a recuperarle. Ascolta, in tanti hanno possibilità di scegliere dove lavorare, con chi lavorare, e sicuramente anche tu ce l'hai avuta, ma adesso se ti trovassi di fronte alla possibilità di scegliere, dove andresti, cosa faresti, con chi vorresti lavorare in radio? Ma allora, in realtà possibilità di scegliere... No, cioè nel senso che almeno nella mia storia radiofonica molto spesso no, sono stata messa dove c'era bisogno, non so come dire. Mm-hmm. Ricordo per esempio quando lavorai con Leone di Lernia, Leone si era appena sganciato dallo Zoo, io ero da sola, che ci misero insieme. Oppure dopo un po' arrivò Paragone, Gianluigi Paragone insieme a Mara Maionchi, e avevano ovviamente bisogno di una guida, no? Che li instradasse, che facesse un po' la parte, diciamo, più istituzionale. Era un programma molto bello, a mio avviso. Sì, sull'attualità, sulla politica. Sì, mi è dispiaciuto. La giungla si chiamava? La giungla, benvenuti nella giungla, esatto, sì, corretto. Insomma, quindi... scegliere fino a un certo punto. Per il momento, ragazzi, non lo dico per fare la paracula, mi va benissimo stare dove sto, cioè sto bene, mi diverto, a parte le sveglie alle 5 del mattino, ma va bene, si può avere tutto nella vita, e soprattutto, come vi dicevo prima, ho ancora tanto da imparare da Marco Galli, dal maestro, e quindi mi piacerebbe restare dove sono, ancora per un bel po'. Giulia, va bene, io avevo sentito un respiro, ma pensavo che dovesse intervenire. Vai, no. Allora, avremo in realtà, deduco, se qua attenzione. C'è ancora tempo. Cos'è, una busta? Sì, allora, quella... la possiamo vedere da là, sì. Si legge? Bella, cos'è? Probabilmente Giulia, sì. Ed è Ilenia, ti tocca. Ti tocca. Vai. Allora, mi spiace. Ma vabbè, ma molto molto easy, in realtà. Vai. A quale speaker offriresti da bere? Ma che hot è questa? Infatti. Scusami. Ma quale speaker andresti a letto? Te la faccio io. No, addirittura. Te la faccio io la domanda hot. Ma chi l'ha fatta queste domande hot? Con chi, ragazzi, potresti avere un flirt? Con tuo marito? Ragazzi, marito, non ti preoccupare. Il mio marito è nell'altra stanza. E vabbè, dai. Si guarda in questo momento. Io, mia moglie... Allora, vado. Dimmi. Vado, Giorgio, vado, ma solo ed esclusivamente perché è stato il mio primo amore. Io lo amavo, io ero innamorata di lui, andavo sotto la radio a 10 anni, 11 anni, 12 anni, 13 anni, 15 anni, 16 anni, tutti i giorni. Avevo il suo poster, la sua gigantografia, la baciavo, la rullo limonavo. Rullo di tamburi, che qua è lunga sto preambolo. Mio padre mi accompagnava mio padre mi accompagnava sotto la radio, perché ero fondamentalmente una bambina quando lo ascoltavo ed ero innamorata persa di lui, e mi diceva, ma come fa a piacerti questo qua che c'ha la mia età? Vado? Chi è? Vai! Albertino! Che abbiamo avuto poco fa in onda, grande! No, veramente, quindi, a saperlo prima! Oh, mannaggia, a saperlo! Albertino, guarda, c'è Ilenia che, vabbè, c'è il marito, però... Lo potevo limonare! Un pensierino ce l'ha fatto! Grazie, Ilenia, per essere stata con noi! A voi, ragazzi, buon lavoro, complimenti! Love you, e prometto che la prossima volta vi rispondo per tempo. No, un'altra volta ci facciamo una chiacchierata un po' più approfondita su sì, di te, perché dai. Oggi stiamo andando di corsa, perché va abbiamo bene, tanta va bene, gente. Va bene, buon lavoro. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, buona ciao, giornata Giulia. Del Mondiale della Radio. Ciao Ilenia, grazie. A voi. World Radio Day, il più grande evento radiofonico online.